Il commercio arranca, lo sport si è praticamente fermato. Tutta colpa, ancora una volta, del Covid-19, ma il comune di Fano prova a metterci una pezza. È infatti previsto il ristoro del pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, la cosiddetta TOSAP, per quelle attività che hanno già effettuato il versamento per marzo e aprile, ma che in quel periodo sono rimaste inattive. L'amministrazione sta anche valutando aiuti concreti a favore delle categorie che hanno subito dei significativi cali di fatturato. Intanto, per agevolare il commercio, soprattutto quello del centro, dall'8 al 26 dicembre tutti i parcheggi della città saranno completamente gratuiti. Noi non abbiamo avuto la fortuna, fra virgolette, perché è una parola in questo momento non consona, delle risorse a fondo perduto che sono state destinate ad alcuni territori che hanno avuto numeri altissimi di vittime. Noi, sotto questo aspetto, siamo stati fortemente colpiti, ma non a quel livello. Per cui dobbiamo farci carico con risorse nostre, stiamo destinando alcune di queste per andare incontro a quelle che in qualche modo hanno avuto perdite significative. Ci sono attività che, pur rimanendo aperte, hanno avuto perdite dall'80 al 90%. Allora, verso queste faremo uno sforzo in base alle competenze, alle strumenti e le capacità finanziarie che abbiamo, però anche questo è un segnale. Abbiamo anche deciso per il periodo di Natale, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze del centro, per stimolare anche le persone a venirci, la gratuità di tutti i parcheggi a stallo blu della città, del centro e periferia del centro. Mano tesa anche verso le società sportive, che previa prenotazione potranno usufruire di ben 16 aree verdi e di altri spazi pubblici all'aperto per poter riprendere le attività nonostante i DPCM. Abbiamo autorizzato una delibera perché vogliamo concedere dello spazio, diciamo, gratuito a tutte quelle che sono le società sportive, ma anche ai liberi cittadini. Vogliamo mettere a disposizione delle aree pubbliche per fare appunto sport, visto che in questo momento proprio a livello nazionale lo sport è stato molto penalizzato e quindi non ci sono spazi fuori quelli regolamentati, diciamo, all'interno delle aree verdi degli impianti sportivi di nostra proprietà. Quindi abbiamo messo a disposizione, grazie a questa delibera, nuovi 16 aree che sono policentriche, perché per ogni quartiere ne abbiamo individuata una, e in queste aree si potrà appunto praticare sport non solo singoli cittadini ma anche tutte quelle che sono le società sportive.